Buongiorno, sono qui con l'ingegner Carlo Stagnaro, che era previsto essere con noi il 30, ma per una serie di motivi superiori alle sue volontà purtroppo non può esserci. Allora abbiamo organizzato questa chiacchierata che si svolge nel suo ufficio al Ministero. Carlo Stagnaro è noto come persona orientata a un'impostazione liberistica dell'economia e quindi diciamo di conseguenza attento a tutte le tematiche collegate allo sviluppo e al lasciar sviluppare le forze del mercato. Ecco, oggi faremo qua una chiacchierata che non vorrei essere troppo legata ai fatti concreti, magari qualche punto sui fatti concreti lo toccheremo. Però voglio partire con un riconoscimento. Io devo confessare che quando si parlò dello spalma incentivi ebbe una posizione diversa da quella di Carlo e in una certa occasione ci scambiamo qualche punto di vista. Io, dopo molti mesi ormai dall'evento, pur avendo delle perplessità sul fatto che un governo possa cambiare le regole del gioco in corsa, devo dire che tutti questi disastri per il settore non ci sono stati, non mi risultano aziende che siano andate in default. C'è sicuramente qualche calo di remunerazione, ma in molti casi recuperato con azioni sull'efficienza e anche approfittando della riduzione del costo del denaro che c'è stata. Carlo, secondo te è opportuno che ci siano altri interventi da parte del governo su queste tematiche? Secondo me bisogna distinguere chiaramente il passato dal futuro. L'anno scorso si era posta l'esigenza, a fronte di bollette che crescevano in maniera indiscriminata e che crescevano esclusivamente a causa della dinamica degli oneri generali di sistema, si è posta l'esigenza di frenare da un lato e, dove possibile, asciugare le posizioni di rendita. Questo è stato fatto, si poteva fare di più, di meno, di destra e di sinistra, forse sì, ma si è comunque intervenuti nell'ambito di quello che è parso e che ex post credo di poter dire che era un ragionevole equilibrio. Naturalmente resta un tema di sovradimensionamento degli oneri generali, ma questo sovradimensionamento riflette scelte pregresse rispetto alle quali, oltre un certo limite, non credo si possa ulteriormente intervenire. Quel limite è stato raggiunto, secondo me, nel modo giusto e nelle giuste tempistiche. Per quanto attiene al futuro, gli errori del passato ci dicono tante cose e ci danno tante indicazioni, e queste lezioni fanno parte delle scelte che sono nel processo di essere prese attualmente e che verranno prese per i prossimi mesi. Parlando in particolare di rinnovabili, una lezione del passato è che gli incentivi devono essere dimensionati quanto più possibile con riguardo ai benefici che ci si attende, in particolare benefici di natura ambientale, e con un minore orientamento ai costi, cioè l'obiettivo dell'incentivo deve essere quello di produrre un risultato che il mercato in qualche modo non avrebbe raggiunto da sé, non deve essere quello di rendere a tutti i costi competitive tecnologie che in quel particolare momento, in quel particolare luogo non lo sono. L'altro elemento che è gemello di questo e che deriva anch'esso dalla lezione del passato è che le politiche di incentivazione, di supporto alle rinnovabili debbono essere quanto più tecnologicamente neutrali possibili, perché il loro obiettivo deve essere quello di mettere in moto una competizione virtuosa, non quello di mettere in moto una corsa al sussidio, per così dire. Il precipitato di queste due lezioni è in parte riscontrabile nel decreto ministeriale sulle fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, che è stato emanato negli scorsi giorni, visto che questa conversazione verrà visionata il 30, e che in qualche maniera inizia un percorso verso una maggiore neutralità tecnologica e una maggiore attenzione al risultato piuttosto che allo strumento.
ancora di più questa logica sarà la logica ispiratrice del provvedimento successivo che va a coprire il periodo post 2017 e che dovrà essere pienamente coerente con le nuove linee guida europee sugli aiuti di Stato in materia di energia e ambiente. La contrapposizione che solo 2 o 3 anni fa si diceva tra fossili e rinnovabili ormai è materia del passato, le rinnovabili sono decisamente affermate con i loro pregi e i loro limiti e quindi effettivamente stanno sviluppandosi nuovi modelli, secondo alcuni osservatori e operatori, devo dire molto autorevoli, potrebbe succedere che nei prossimi 10 anni il mercato cambi proprio radicalmente. Qual è la visione tua rispetto a queste dinamiche, a queste modifiche del mercato elettrico e come il governo può governare questo processo di transizione? Ma io credo intanto una precisazione terminologica, io non sono un fan dell'espressione transizione energetica, nel senso che è un'espressione che dà la sensazione che vi sia un lungo periodo di stasi e improvvisamente c'è un salto quantico a cui seguirà un altro periodo di stasi e poi un altro salto quantico. Il settore dell'energia, come qualunque altro settore dell'economia, è un settore che è in continua evoluzione. Evoluzione tecnologica, evoluzione istituzionale degli assetti che determinano i comportamenti degli operatori, evoluzione commerciale, evoluzione nella natura e nel comportamento della domanda e così via. Rispetto a questa continua evoluzione, noi oggi stiamo indubbiamente vivendo una fase che è caratterizzata da un'accelerazione e l'accelerazione a sua volta è dovuta almeno in parte, per un verso, ad alcuni balzi tecnologici, in questo caso sì balzi che ci sono stati, per l'altro verso all'obiettivo delle politiche che sono state introdotte e che verranno introdotte nel futuro, in particolare con l'obiettivo di internalizzare i costi esterni, i costi ambientali delle tecnologie, diciamo, tradizionali. E questo, come dire, è un fatto, è un fenomeno in atto. La contrapposizione tra fossili e rinnovabili non è un fenomeno intrinseco a quest'altra dinamica, cioè non è una fisiologia, è in qualche maniera una patologia figlia degli errori nella gestione degli incentivi e dei sussidi di cui abbiamo parlato poco fa. La contrapposizione deriva dal fatto che noi abbiamo da un lato creato un meccanismo di mercato la cui caratteristica è distintiva sotto questo profilo è l'allocazione del rischio o di buona parte del rischio in capo all'operatore, a cui veniva detto: caro operatore, tu devi farti carico del rischio domanda, se perdi clienti è un problema tuo, avrai degli impianti sottoutilizzati, e devi farti carico del rischio prezzo. Se i prezzi vanno sotto i tuoi costi marginali di produzione è un problema tuo, io non ne voglio sapere niente. Contemporaneamente abbiamo detto che a fianco agli operatori per cui vigevano queste regole vi era un'altra categoria di operatori, benedetti dal Signore, che non avevano rischio domanda perché avevano la garanzia che tutta l'energia prodotta sarebbe stata ritirata e rispacciata, e non avevano rischio prezzo perché venivano remunerati per la maggior parte, perlomeno, non dai prezzi di mercato soggetti a oscillazione, ma dagli incentivi noti ex ante dettati dalla legge. Ed è anche in questo contesto, torno sul discorso per un attimo di prima, che va letto uno strumento quale lo spalma incentivi. È vero in astratto che è brutto ritornare sulle regole del gioco una volta che il gioco è cominciato, è ugualmente vero che la partita era cominciata con le regole truccate. Se io sto giocando a dadi e mi accorgo che il mio rivale ha un dado truccato, voglio cambiarlo quel dado. Non sto venendo meno alla certezza del diritto. Nel momento in cui la patologia degli incentivi costruiti come furono costruiti viene ricondotta a razionalità, aggiustando per quanto possibile il passato e soprattutto disegnando in modo più coerente, organico e razionale il futuro, viene anche meno la contrapposizione tecnologica. Come il governo intende governare questa dinamica? Intende governarla esattamente con questo approccio, cioè eliminando gli elementi di distorsione delle dinamiche di mercato e affidandosi alle dinamiche di mercato stesso. E questo
lo si vede in una serie di interventi che sono stati fatti, che in parte sono stati fatti anche sulla scorta di driver europei, in parte di driver nazionali, e penso in particolare al processo di market coupling che ci porta a integrare i mercati, il mercato italiano con gli altri mercati europei, e per farlo ci obbliga a perseguire una forma di integrazione nel mercato delle varie fonti, delle varie tecnologie, ma penso anche alla piena liberalizzazione dei mercati retail che attualmente è in discussione alla Camera e che è contenuta nel disegno di legge sulla concorrenza. Certo. Senti, Enel ha annunciato che 23 centrali, che peraltro non usava già quasi più, saranno chiuse, altre A2A, forse anche Iren, eccetera, hanno altre capacità che in eccesso. Ecco, come va gestita la ristrutturazione di questo comparto in crisi, perché in fondo è caratterizzato? Quali possibilità ci sono? Intanto prendendo atto che i problemi esistono e non nascondendoli sotto il tappeto, io credo che sia piena consapevolezza che il settore elettrico oggi e nel futuro prevedibile è caratterizzato da un eccesso di capacità produttiva, e che in parte questo eccesso di capacità produttiva riguarda impianti tra virgolette vecchi e scarsamente utilizzabili per varie ragioni, e che quindi è inevitabile che almeno in parte si vada verso una forma di ristrutturazione del settore. Un secondo aspetto di un approccio sano al tema della crisi è vederla come una crisi industriale che va gestita con tutti gli strumenti del caso, e non come un problema elettrico. Io credo che nel passato tante volte si sono commessi degli errori perché veniva affogato nella bolletta elettrica un problema che non era elettrico. Quindi l'idea di creare una specie di bad company dove tutte le imprese del settore conferiscono questo? Questo non lo so, come dire, questo è molti passi avanti rispetto a quello che ho detto, e ripeto, non so quale possa essere lo strumento ottimale. L'importante è non risolvere i problemi con strumenti laterali, bisogna guardare i problemi in faccia e affrontarli per quello che sono. Ecco, contrapposto diciamo al modello storico, anche E.ON, come nota, si è divisa in due per gestire in modo diverso due pezzi del mercato elettrico. C'è questa emergenza abbastanza importante della generazione distribuita. Ci sono Mercedes, Daimler è entrata nel mercato degli accumuli casalinghi, Tesla ha fatto accordi a destra e a sinistra. Se si dovesse sviluppare pesantemente questo meccanismo di produrre e accumulare in casa, negli edifici, l'energia, si avrebbe veramente di fronte a una rivoluzione importante, che peraltro toglierebbe grande ruolo alle reti di trasporto e anche in parte a quelle di distribuzione. Ecco, questo secondo te è una visione così di quei futuristi un po' fantasiosi, oppure ci sono le premesse che ciò possa succedere? Cioè, secondo me anche qui le cose non succedono overnight, le cose succedono lentamente, gradualmente nel tempo. Il mondo evolve, il mondo si trasforma, ma il mondo non è una molla che schizza dallo stato A allo stato B in un tempo infinitesimale. Sicuramente, per varie ragioni, vi è una crescente competitività, anche un crescente interesse per soluzioni di accumulo e di autoproduzione e autoconsumo, seppur parzialmente limitate. Parte del problema che questo crea è dovuto alla patologia di qui sopra, cioè gli oneri generali del sistema. Oggi le soluzioni di autoproduzione e autoconsumo chiuse godono di un incentivo, o meglio, godevano di un incentivo implicito dovuto al fatto che al di là della loro competitività in termini, come dire, astratti, consentivano e consentono una sorta di via di fuga dall'A3. Questo problema trova una risposta parziale ma ragionevole ancora nel decreto 91 del 2014, che da un lato fissa il principio per cui anche chi autoproduce e autoconsuma deve pro quota, in piccola quota del 5%, compartecipare al finanziamento degli oneri generali di sistema. Dall'altro dice
poiché il tema degli oneri generali di sistema è, non è un tema elettrico, ma è un tema di fatto di parafiscalità, e quindi è necessario che tutti contribuiscano al loro finanziamento, non soltanto alcuni, mentre i fortunati scappano nel mondo gioioso dell'autoproduzione e autoconsumo. Allora questo fenomeno va monitorato, e nella misura in cui si espande, la quota del 5% può essere, secondo un meccanismo proceduralizzato e quindi coerente con un orizzonte di certezza, può essere andata a far crescere. E quindi questo ci aiuta a gestire la dimensione patologica del fenomeno. Al di là della dimensione patologica del fenomeno, c'è una dimensione fisiologica e competitiva rispetto alla quale io credo che sia doveroso le opinioni usarle per investire in borsa, ma da un punto di vista di policy guardare senza introdurre meccanismi che favoriscano l'una soluzione o l'altra, sapendo però che chi autoproduce e autoconsuma, se si mette in un universo che è completamente chiuso e impermeabile, va bene, ma se si mette in un universo chiuso e impermeabile, salvo quando ha bisogno della rete a cui si aggancia, pone naturalmente un problema di corretta distribuzione, di corretta imputazione dei costi fissi. Se io dovessi fare una scommessa rispetto a quella che è la mia visione del futuro, io fatico a immaginare, a vedere una perdita di utilità da parte della rete. Il progresso in tutti i campi tecnologici deriva dall'allargamento dei mercati fisici, non dalla costruzione di bolle di autosufficienza. Questo non significa che penso che il 100% dell'energia consumata transiterà tra 20 anni, come transita oggi, attraverso la rete. Il rapporto mercato elettrico bando ultramarche, qual è la tua visione di questo tema? Io credo che questa, la visione su questo tema sia che è un fenomeno interessante da guardare più che da guidare. Da un lato il governo ha deciso che è strategico per il paese aumentare la connettività e portare la banda larga, a ampliare la copertura della banda larga fino all'intera copertura nazionale. Si sono affacciati a questo obiettivo una serie di soggetti di natura molto diversa gli uni dagli altri. In un settore di questo genere, caratterizzato da un tasso di innovazione tecnologica estremamente elevato, io credo che sia sbagliato pensare di decidere oggi e per i prossimi 15-20 anni chi deve fare che tipo di tecnologia, e viceversa è importante fissare degli obiettivi e, caso per caso, volta per volta, vedere chi è il soggetto e qual è lo strumento che è in grado di consentirci di raggiungerli più in fretta, con le prestazioni migliori e al costo più basso, non necessariamente in quest'ordine. Chiaramente è evidente che Enel ha un interesse, vede un'opportunità, vede un'economia di scala rispetto agli investimenti che deve andare ad affrontare nella modernizzazione del sistema dei contatori, e questa è una prospettiva interessante, ma ancora una volta questo è il tipo di prospettiva che nasce quando si disegnano delle politiche orientate al risultato e non orientate allo strumento. Se noi avessimo immaginato, se noi fossimo partiti dallo strumento, difficilmente qualcuno si sarebbe immaginato anche solo 6 mesi fa di dare il mandato a un soggetto che di mestiere tira cavi elettrici e monta contatori di fare anche la banda larga. Disegno legge concorrenza, di cui se ho ben capito ti occupi personalmente, cioè nell'ambito della struttura, voglio dire. Ecco, quali sono gli impatti per il sistema elettrico e qual è la filosofia di fondo, insomma? Sì, intanto tu fammi ridimensionare, cioè io ho fatto parte del gruppo di lavoro, sì, che se ne è occupato con altri colleghi, ovviamente. Per quanto riguarda il mondo elettrico, l'aspetto più rilevante del disegno di legge della concorrenza è la proposta che raccoglie una sollecitazione dell'autorità antitrust e raccoglie una sollecitazione del piano per l'unione energetica della Commissione europea e dell'ACER, che tutte le volte rimarca questo punto, di superare gli attuali meccanismi cosiddetti di maggior tutela, sottolineo meccanismi definiti dalla legge transitori, per arrivare a una piena liberalizzazione, una piena concorrenza a livello dei mercati retail. La, diciamo, lettura questo di fondo... passerà ai prezzi dell'energia? O... questo cambierà la natura del servizio fornito dagli operatori elettrici,
e come sempre in questi casi favorirà un emergere di offerte, di una vera diversificazione dell'offerta. Alcune offerte saranno orientate a offrire sconti e quindi per chi vuole lo sconto troverà come già oggi trova, basta andare sull'apposito meccanismo dell'autorità per l'energia, sul trovo offerte e verificare con mano. Chi desidera altre tipologie di offerte che magari integrano dei servizi aggiuntivi pagherà di più e avrà di più. I servizi aggiuntivi possono essere offerte a prezzo fisso, possono essere offerte green, possono essere offerte, diciamo, bundled con servizi di efficienza energetica, per cui tu dentro la bolletta non paghi solo l'energia ma anche paghi la pompa di calore. E a quel punto mi diventa difficile dire se la bolletta con la quale paghi la pompa di calore è più cara o meno cara rispetto alla bolletta nella quale non paghi la pompa di calore, perché sto confrontando mele con arance e quindi si crea una situazione per cambiare letteralmente i connotati al mercato e cambiarli rendendo la domanda più consapevole, più mobile e più dinamica. Insomma, tu dicendo queste cose dimostri che nel nostro paese una politica per l'energia c'è. Io credo che una politica per l'energia ci sia sempre stata. Di fatto. C'è sempre stata di fatto, ma avere una politica per l'energia non vuol necessariamente dire di avere una politica per l'energia. Spesso in realtà quelli che dicono che non c'è una politica per l'energia intendono non c'è una politica per l'energia che piace a me. Io sono uno tra quelli che a cui non piacciono alcune delle politiche per le energie fatte negli anni scorsi, ma ormai mi sono sognato di immaginare che non ci fossero politiche. Noi abbiamo avuto 12 miliardi di euro all'anno di politiche per l'energia e sentir dire in quel momento che non c'era una politica energetica era abbastanza bizzarro. Io credo che c'è una politica energetica che oggi più che in passato si concentra sulla cornice e non sulla, come dire, volontà di intervenire sugli esiti di breve termine del mercato.